La morte dei fidanzatini di Policoro 32 anni dopo. C'è chi continua a cercare una verità diversa da quella stabilita dai processi, inquinata, a detta di molti, da menzogne e coperture. A Matera la presentazione di un libro inchiesta. Cinzia Grenci. A Matera, davanti a un pubblico molto partecipe, si è tenuta la presentazione del libro Noi sappiamo di Ari Salpi. Le pagine riassumono la triste vicenda della morte di Luca Orioli e Maria Rosa Andreotta, meglio conosciuti come i fidanzatini di Policoro. I loro cadaveri furono ritrovati nel bagno della casa di lei nel marzo del 1988. Dopo 32 anni viene ripercorsa la complicatissima e controversa storia che ha portato i tribunali a chiudere il caso classificandolo come incidente domestico. A questa conclusione si oppone il libro e prima di tutti la madre di Luca, Olimpia Fuina, che non ha mai smesso di cercare la verità. Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, all'epoca dei fatti magistrato, e il colonnello dei carabinieri Salvino Paternò, già comandante della compagnia ionica dell'arma, l'investigatore che per primo ha riaperto il caso. È una storia dove la verità è stata sepolta da coltri di menzogne, di false perizie, di false dichiarazioni, di false scene del delitto, di false ispezioni cadaveriche. Le motivazioni per le quali la verità e la giustizia sono state stuprate in questa maniera oscena sono ancora tutte da dimostrare. Quando si tratta di omicidio c'è sempre un tempo per la verità. Ed è bello che ci sia ancora chi attraverso un libro o speriamo attraverso un'inchiesta giudiziaria voglia trovare una verità, sempre più difficile chiaramente per il decorso del tempo e per gli inquinamenti che ci sono stati nell'immediatezza dei fatti.